ufficiale della presenza di Leonardo da Vinci a Milano e come il suo straordinario talento e genio creativo si sia potuto, abbia potuto esplodere appunto la sua capacità progettuale grazie ovviamente alla sua presenza alla corte degli Sforza e grazie al fatto che in diversi luoghi della città, ma con un quartier generale, se vogliamo usare questa parola, qui fortemente appunto centrato, Leonardo da Vinci ha potuto rappresentare al meglio il modo in cui ha vissuto la straordinaria fertilità creativa che appunto Milano ha assicurato, a lui assicurato. L'inaugurazione di Leonardo mai visto, l'inaugurazione del programma di fatto avrà luogo con questa conferenza stampa, con la possibilità di visitare Sala delle Asse e le mostre ad essa collegate e con un evento inaugurale molto importante e significativo aperto alla città, Leonardo 500, una videoproiezione di immagini e suoni sulla torre del Filarete che partirà con un loop questa sera dalle 20:30, prodotto da Triumph Group, che ringrazio moltissimo per il suo impegno, è realizzata con il sostegno di Scalo Milano Outlet & More e naturalmente Intesa San Paolo. A fianco alla videoproiezione Leonardo 500, questa installazione che diciamo apre simbolicamente le porte al Castello Sforzesco per quanto riguarda poi la possibilità da domani di visitare Sala delle Asse e le mostre ad essa collegate, vi sarà anche un concerto a cura della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che ringrazio moltissimo e ringrazio la presenza della Presidente Marilena Adamo della Fondazione Milano Scuole Civiche. Scusate, ho colto un momento di perplessità, ma era un ringraziamento dovuto a Marilena Adamo, che è presidente tuttora della Fondazione appunto Milano, Scuole Civiche di Milano. Un aspetto importante, io credo significativo, che coglie il valore della, il valore anche storico di questa apertura del cantiere della Sala delle Asse, è riscontrare il grande interesse che il mondo del cinema, della produzione audiovisiva ha avuto per il castello. In particolare, con una collaborazione forte con il programma Leonardo Mai Visto, la produzione realizzata da Sky, il progetto immagine, dal titolo Io Leonardo, realizzata con la consulenza scientifica di Pietro Marani, che ringraziamo moltissimo, e la regia di Jesus Garcés Lambert, che di fatto sarà inserita in maniera, come si può dire, organica all'interno del percorso espositivo del Museo dell'Arte Antica nella sala di Carlioni, dove sarà proiettato in loop un estratto dal film e il backstage dietro le quinte del lungometraggio, che dedica un capitolo molto importante alle opere d'arte di Leonardo Milano e a quelle che sono le testimonianze del suo soggiorno milanese. Di fatto, grazie alle immagini in altissima risoluzione messe a disposizione dalla sovrintendenza del Castello Sforzesco, è stato ricreato in computer graphic un modello 360 gradi dello spazio della Sala delle Asse e questa di fatto è un'operazione complessa e preziosa che regala però al pubblico l'idea di una totale immersione nello spazio. Altre due produzioni cinematografiche realizzate rispettivamente da Rai Cinema e da Magnitudo hanno avuto la collaborazione preziosissima del Castello Sforzesco e del Comune di Milano e sono in uscita nel corso del 2019. Ricordo in particolare la produzione di Rai Cinema Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile, tratto dal omonimo spettacolo teatrale, diretto e interpretato da Massimiliano Finanzer Flori, che dovrebbe essere presente e che saluta da lontano, ringraziandolo molto per il fatto di aver inserito in maniera, come si può dire, molto interessante, credo stimolante, alcune riprese della Sala delle Asse, allora in fase di restauro, proprio in questa produzione cinematografica che, ricordo, sarà nei cinema milanesi e non solo dal 17 sino al 30 maggio, quindi con una programmazione importante e significativa. Leonardo 500 invece è il film prodotto da Magnitudo con in collaborazione con Cili, diretto da Francesco Invernizzi, anche in questo caso con una forte centralità appunto del Castello Sforzesco. La